Mattinieri, buongiorno a tutti. 6:30 puntuali. Siamo sempre a Roma, quartiere San Paolo, precisamente in via Cestio. Ieri vi ho promesso che saremmo andati in Egitto. Ovviamente non siamo in Egitto, siamo in provincia. Stiamo andando a visitare la piramide e ci siamo quasi, qualche minuto. Intanto però stiamo costeggiando. Simona, buongiorno. Stiamo costeggiando il cimitero acattolico presente a Roma, che si distingue per la grande concentrazione di artisti, poeti, scrittori, diplomatici, filosofi. I più noti, il più noto, Emilia, buongiorno, Monica, buongiorno. Il poeta più noto a me è Gregory Corso, un poeta americano, uno dei più giovani del gruppo della Beat Generation. Lo dico non solo perché è importante, proprio perché è una delle poche cose che io mi ricordo all'università. Ricordo lui, Gregory Corso, ricordo Kerouac, tutti artisti poi tradotti in Italia dalla grande Fernanda Pivano. Emanuela, buongiorno. Paolo, buongiorno. A parte che non sono soltanto stranieri, c'è anche la lapide di Antonio Gramsci, quindi attira comunque turisti e curiosi. Essendo un cimitero, comunque è suggestivo andarlo a visitare. Credo si paghi una sciocchezza, 2-3 euro, ed è ancora attivo, cioè uno può ancora decidere di... Tommaso, buongiorno. Buongiorno Mario, bellissima cosa quello che fai. È un piacere, Tommaso, è un piacere. È uno stimolo in più per alzarsi la mattina e andare a fare una corsetta, sapere che c'è qualcuno che mi aspetta. Quindi nulla, se vi capita, l'unica cosa, ecco, ricordatevi che quando entrate nel cimitero di non fare il segno della croce, perché essendo acattolico i defunti, non dico si offendono, però voglio dire, hanno combattuto una vita, ora uno entra, dice, mi fai il segno della croce, mi fai morire.